Allora, Stefano Giacobini è rimasto con noi, la vedo già carica, ci ha raggiunto Mario Adinolfi, direttore della Croce. Allora, Schopenhauer, che era abbastanza stimato, diceva che le donne, vero, hanno il cervello piccolo perché per secoli hanno portato i pesi in testa, il cranio si è abbassato. Questo era una delle chicche che lui scriveva. Ecco. Diciamo che questo signore, invece di stare 10 giorni sospeso, dovrebbe essere sospeso del tutto. Perché, scusa, riprenderlo perché in 10 giorni cambia idea? Non credo. Più piccole, più deboli e meno intelligenti, quindi più è giusto che guadagnino meno. Di Nolfi, se tu mi vedi vicino a te, a lui sono più piccola, questo sicuro, però più deboli... di mente, penso no. Che l'obiettivo di questo signore sia stato raggiunto, diciamo, no? Cioè? Ha detto una cosa enorme ed è diventato argomento di discussione ovunque. Ha detto che l'asino vola, insomma, diciamo così. Però forse dentro c'è da discutere su alcune questioni, è una cosa che... perché altrimenti non saremmo qui, se avessi solo detto l'asino vola, la discussione sarebbe conclusa. Cioè, che vuoi dire? Che c'è del vero dentro? Che esiste un tema, che è quello della vera libertà della donna nella condizione lavorativa. Io sono convinto che questa è una cosa che vada posta, e vada posta in maniera seria. Cioè, quando succede, no, il famoso caso in cui non vieni assunta perché sei incinta, abbiamo fatto una tarantella di quella che è durata una vita, no? Le ragioni dell'imprenditore esistono o non esistono? Sussistono o sono completamente false? Allora, se noi non avessimo questo retropensiero, la discussione non la staremmo facendo adesso. Ma io non la so se questa facciamo. Ha detto anche meno intelligenti, perché uno non può essere... Non è una questione sindacale sul fatto... Forse tu vuoi dire il fatto che le donne a volte scelgono... Quello di più dei dire, vantaggi sul lavoro piuttosto che stipendio? Quello che voglio dire è che è corretto che una donna, anzi noi dovremmo aiutare questo, possa liberamente scegliere, ad esempio, se essere madre o lavoratrice. Io sono convinto che questo paese non serve il reddito di cittadinanza, serve il reddito di maternità, in cui tu possa scegliere seriamente se fare la madre o fare la lavoratrice. Vuoi scommettere che molte donne, di fronte a questa opzione di libertà, sceglierebbe... Ma dici che è incompatibile fare la mamma e la lavoratrice? No, ovviamente è compatibile, ma è faticosissimo e non è aiutato dalle norme di questo paese. Questo io costruirei un ordinamento giuridico dove la libertà della donna sia veramente premiata, in cui la presenza in famiglia sia realmente, sostanzialmente considerata il lavoro, perché molte donne dentro la famiglia svolgono un vero lavoro. Ah, questo che siamo premiato, d'accordissimo. Che andrebbe considerato. Siamo d'accordissimo. Perché questa è la possibilità. La discussione è dentro questo circuito, non sono le donne entrambi. Sono meno intelligenti o no, okay, che ovviamente sono non è una discussione. Sono veri lavori entrambi, quello della casalinga pesantissimo, ovvio. E quello fuori. Ma allora costruiamo, facciamola parlare, un po' di galanteria. Tu c'hai il vocione, io non voglio gridare, fammi parlare, stai zitto un attimo che te lo dico. Allora, tu hai iniziato un discorso, l'hai iniziato molto male, l'hai finito bene, cioè il rispetto della maestra. Donna lavoratrice in casa e fuori le mura va... O 5? No, insufficiente. Perché all'inizio tu hai detto una frase gravissima: deve scegliere la donna se lavorare o fare la madre. Può scegliere, deve essere messa in condizione di poter scegliere. Non è una scelta, io allora la chiedo per gli uomini. Perché gli uomini devono non poter scegliere fra gli uomini, deve tra poter il lavoro scegliere. E il padre. Ma è mostruoso, non mi far arrabbiare, perché se mi arrabbio io poi ho la voce che sale su e mi dà fastidio pure a me, pensa agli altri. Allora... Mi piace stasera, mi piace, vai. No, è gravissimo, scusa se mi permetto di dire di nuovo che è gravissimo, perché questa è la retrograda non posizione. È retrograda, non è considerare... avete barattato un posto da impiegate per un posto da madri, è una follia che pensare che la liberazione sia in un posto da impiegata, la liberazione è nell'essere donna pienamente, cioè lavorando se vuoi lavorare o scegliendo di non lavorare, consegnando alle donne la scelta, la possibilità di scelta, non l'obbligo a fare l'impiegata, altrimenti la famiglia non va avanti. Questo è il problema serio. Scusa, ma il problema serio. Per capire, scusa, no, voglio capire bene quello che dice Mario, perché allora tu dici che una donna a un certo punto dovrebbe dire: no, non lavoro, poter scegliere, non lavoro, faccio, non lavoro,
faccio la mamma, mi date lo stipendio per fare la mamma. E questo stai dicendo? Perché è un lavoro, questo perché fare la mamma, allora, e fare la moglie e far vivere una famiglia è un lavoro. Nella questo, polis, questo deve essere greca, possibile. Nella ma dov'è che non siete d'accordo? Non siamo d'accordo assolutamente. Perché non è d'accordo. Non so perché non è d'accordo. Qualunque esso sia, sinistra, destra, centro, sopra e sotto, non ha mai supportato la donna lavoratrice con asili nido gratuiti. Non ha mai supportato la donna madre, non la donna lavoratrice, la donna madre. Ma fammi parlare, non gridarmi addosso che mi dà fastidio. Non so gli altri, ma a me sì, non so perché. C'è un signore qua dietro che gli batte le mani, perché è maschio, lei chi è? Chi è che ha battuto le mani? L'ho visto. No, ma battere le mani a cazzo. Sì, l'ho sentito che batte le mani. Uno può battere le mani a me. Vabbè, se uno è d'accordo, cioè, si può. Non è proibito. Fammi parlare. Sì. La Glacco, parla adesso. È gravissimo mettere in questo piano la donna lavoratrice madre, che è di una mostruosità gravissima, deve mentre poter ribadisco scegliere il concetto, siccome c'è parità di genere voluta e detta dalla Costituzione, libertà di impiegati, però ha ragione, senti, una frase, allora noi chiediamo, Mario, c'è un vocione, c'è un vocione mostruoso che piglia dal fiato e quindi non si riesce a parlare, va bene, allora ritorniamo sull'argomento, parità di genere voluta dalla Costituzione che viene bruciata, annichilita mostruosamente da una frase del genere, perché se è vero che c'è parità di genere, ribadisco il concetto, maschi e femmine o padri o madri o lavoratori o lavoratrici. Eh sì, certo. Allora pensa tu che milioni di gente che già sta male. Ma che i figli e la madre nel rapporto con i figli ha un rapporto preeminente e speciale nei primi mesi della sua vita o no? È un elemento determinante o no? Deve poter scegliere o no? Secondo la legge, tre mesi. In Italia no, tre mesi che è ridicolo. Deve poter scegliere o no? Una mamma che può scegliere se sta a casa per i primi 3, 5, 6 anni del figlio, cosa sceglierebbe oggi? Di andare a fare l'impiegata a 800 euro al mese o magari di scegliere quella strada lì? Sceglierebbe di avere un marito che la ricatta per non avere i soldi e che gli deve chiedere un euro per andare fuori e viene ammazzata e stalkizzata. Ma siete sicuri? Come si vede da tutti non arriviamo al femminicidio perché mi sembra un po', perché ma una teoria del genere porta ai femminicidi. Sì, come io lo dico in quel senso come estremizzazione, è chiaro. Però di Noffi dice ci sono adesso quanti, tre mesi lui dice estendiamo, diamo la possibilità alle donne di stare di più con il reddito di maternità con quello di cui si discute, il reddito di cittadinanza, con i soldi per la sanità, non ci sono i soldi per le strade con le buche, perché non la vuoi sta libertà, perché ti mette paura sta libertà, non ci sono i soldi, ma la libertà perché? Non è, quindi scusa, buona, sul principio siamo d'accordo su dare più possibilità alle donne di stare di più a casa con i figli, neanche sul principio, è il principio della fine e io sono contraria, è ovvio. Grazie Silvana Giacobini, grazie a Maria Dinolfi. Non male questo dibattito. Vai, andiamo quest'altro verso studio, è Natale, ci vogliamo bene.